Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Clash of the Titans. Cominciamo subito perché non so quanto sarà lungo questo video. Ci sarà un filmato adesso? Vediamo. Prima di tutto c'è un caricamento. Questo era scontato. Episodio 18. La guerra dei vortici. Non posso arrivare oltre, Crash. Da qui in poi dovremo combattere per entrare nel robot e salvare tua sorella. Shagabà! Mi sono appena reso conto che queste marmocchie probabilmente sono doppiate da un maschio, la cosa mi dà fastidio. Allora, quindi iniziamo l'ultimo gruppo di livelli del gioco. Non so se è quello che preferisco di meno. No, probabilmente quell'onore spetta a il gruppo di Tiny. Porca di quella, dai 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 dai! Via 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 via! Oh. Grazie. Sì, però c'era un'anguillettica qui che è morta da idiota. E io adesso come faccio? Oh, eccola, grazie mille. Dov'è, dov'è? Vabbè, prima io direi di andarmene. Queste sono le marmocchie. Chissà se riuscirò ad ottenere il loro abito. È ormai diventato un'utopia, non capisco. 8, un numero perfetto. Perché ho letto tipo manco fossi ubriaco, non lo so. 8 maschere crescianti. Vabbè, io direi di andare di scivolata. Ne sono qua 1, 2, 3. Qui ce n'è un'altra. Mannaggia. Via via che mi fate paura veramente tanto. No, perché si è interrotta? Sarebbe stato figo scendere da lì scivolando. Così a caso. Scusa, non volevo. Vabbè, a sto punto direi di cresciarlo. Proprio all'ultimo ti sei salvato, caro mio. Però adesso andate via. Cos'è sta visuale? Vabbè, meno male si è tolta. Quanti ce ne mancano? Altri 2. Cioè, dovevo saltare per forza. Non potevate, che ne so, metterla un pochino più in basso. Ok, ce ne possiamo andare. Voglio giusto vedere se lì c'è la solita sfera sacrificale. Vediamo. E i combattenti ormai non ci servono più. No, non c'è proprio la parte di destra, perfetto. Ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere. Voglio capire quando sbloccherò quel cavolo di... E dai, togliti! Non posso perdere tempo, che io teoricamente vorrei fare 2 livelli in questo video, però sono abbastanza lunghi tutti e 2. Allora, il re delle combo l'ho fatto e quello è già un pensiero in meno. Allora, io direi di distruggere un po' tutto perché voglio prendere aura, ragazzi, mi serve aura. Perché non mi piace che sto quasi alla fine del gioco e neanche a 900.000, non credo mi sia mai capitato. Un po' come è tutto in questo Wolfruit, non mi era mai capitato, tra parentesi. Ok, abbiamo caricato un pochino. Vediamo se posso uccidere ste marmocchie maledette. Tra parentesi, in questi corridoi ci sono molti quadri che raffigurano anche la creazione di Crash. Qui c'è Cortex con la sua faccia cattiva. E cosa inquietante, ci sono le teste dei mutanti appese alle pareti. E noi le andiamo a distruggere perché vogliamo aura, 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 aura. L'apostrofo aura. Grazie, mamma mia, devo avvicinarmi fino ad 1 millimetro per farlo mirare automaticamente. Ci sarà il ritorno dei nostri amici rattoghiacci, che ovviamente la prima cosa che faranno sarà darci il benvenuto mostrandoci la loro bellissima ascella profumata. Ok,
Quanti abiti dobbiamo sbloccare ancora? Voglio fare un attimo un riepilogo mentale. Manca cecchino, puzzone, aguillettrica, elefandrago, scolporilla, megaverro, porca di quella, rino rotante anche. Mancano un pochino troppi per i miei gusti. Koala e conietti voodoo. I conietti voodoo proprio fino alla fine mi hanno rotto le palle. Vedete comunque quanta aura recuperiamo distruggendo tutte quelle teste. Adesso siamo già a 900.000, quindi direi che ne vale la pena, no? Cioè, comunque alla fine questo livello mi piace. È il successivo che... non dico che è brutto, è noioso. Davvero, il successivo è estremamente lungo. Ha un re delle combo che è una cosa veramente assurda. Chi l'ha pensato proprio? Aveva qualche problema evidentemente, perché non è fattibile. Gatto ghiacci, io faccio così. Toglietevi. Non vi crescio neanche perché non mi servite più a nulla. Lì c'è... lì sopra c'è una maschera crescente, nel caso vi possa servire. E dai però, che ti avevo colpito. Vabbè dai, posso ucciderti anche così. Se quello non mi sposta magari. Vediamo come riesco a morire in questa situazione, ok. Mamma quanti ne sono raga, lì c'ho paura. Com'è che ancora non alzano l'ascella? Beh lo faccio io. Oh, ho parlato troppo presto. Dai uccidiamoli. Che magari posso risparmiare un po' di tempo se non li crescio tutti quanti all'infinito. Però morite, grazie. Allora qui se non mi sbaglio c'era mica un robot spia. Ok, mi ricordavo che potevo colpirli. Ok. E ci sono altri rattoghiacci che possibilmente uccido da qui, perché non è che c'ho voglia. No, quanta... no, la devo prendere, raga. Guardate quanta aura. Fatemela prendere però, grazie. Oh, finalmente abbiamo l'ultimo potere del gioco che ci permette di... ah, giusto, non posso adesso. Ci permette di uccidere i mutanti quando li stiamo cavalcando, senza che dobbiamo aspettare che muoiano. Che alla fine non è che serve a chissà cosa, però ci permette di recuperare un poco di aura. Mamma mia. Un attimo di tregua, non me la danno questi. Dai. Mi ricordavo che sta parte era tipo lunga 3 anni per uccidere tutti sti rattoghiacci. 1, 2, 3 e 4. Tra l'altro non ho ancora caricato lo scorso video, quindi non so cosa mi avete risposto a proposito delle concept art. Spero che mi abbiate risposto prima di tutto, che non è scontata come cosa. Ok, devo cercare di ricordarmi. Forse si rompe quel lampadario. No, non mi ricordo, c'è un vuoto in questo momento. Però una cosa simile. Vi prego, andate via che mi avete scocciato. Tu muori. E quello per fortuna è educato, si fa i fatti suoi. Lo uccido così. Sì, che belli ralenti e tutte cose. Mamma raga. Sì. Ciao. Ma voi siete folli. Ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Ciao Uka Uka. Dai. Oh, grazie. Dopo ci risalgo lì sopra perché voglio verificare una cosa. Via, 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 via. Mi avete scocciato tutto il gioco che tutto il gioco no, però un paio di parti che rompete le scatole. Oh. Abbiamo finito? Per favore? Per favore? E che? Chi te la vuole dare? Sta gioia. A questo punto mi domando se non devo fare qualcosa di particolare. Non è che devo proprio rompere il lampadario per andare avanti, non lo so. Queste sono cose che uno che fa un Wolfru dovrebbe sapere, ma non è questo il caso. Grazie. Ma sì, ma è troppo gentile, dai. Ma perché devo fare ste cavolate? Oh, quando mi basta fare così. Oh. E ti pareva se non andava a crescere questo qua sotto? Non... lo sapevo già, non c'era neanche bisogno di chiedersela sta cosa. Boh, io ci provo. Ok, sì. Ma immagino fosse solo per l'aura, non c'entra niente con Uka Uka. Vabbè, almeno
preso altra aura che non fa mai male. Questo invece ha fatto molto male. Dai, spero sia l'ultimo questo. Oh, eh sì. Io però c'ho un dubbio. Vabbè, tanto poi nel caso me la ridanno. Ci sta niente qua sopra? Ok. Dai, oh. Almeno ho evitato la morte di un innocente anguilletto che tanto morirà fra poco. Sì, guarda. Il benvenuto. Come sto messo a scagnozzi qua? Chi te la vuole dare quella mossa? Non la farò mai più, ragazzi. Lo so che mi avete detto fai prima l'attacco rotante, però non me la fa lo stesso. Io sto girando, sta levetta analogica. Quindi questo cosa posso fare? Oh, che tanto neanche leva nulla, quindi cosa la faccio a fare? Solo per sfizio? Oh, meno male. Se non fosse stato per Pinguino, che mi ha detto come liberarmi dal ghiaccio, sarei morto sicuramente in questa occasione. Oh, lì c'è Crash che viene esposto al raggio evolvo. Molto felice, possiamo notare. E dai, grazie. Mamma ragazzi, la pazienza che ci vuole. Abbiamo finito. Lì, qui c'è la bambolina voodoo. Ora, struttura di scagnozzi, come siamo messi male a quanto pare. No, ok, ce l'abbiamo. Giusto ce l'abbiamo, non mi piace mai sta cosa. Sono morti tutti, per favore. Dai. Oh, avete visto come si è fermato a 24, maledetto. Robot spia, sì, abbiamo fatto tutto. Durato niente sto video, cioè sto livello, quindi vediamo se riuscirò a farla sta discesa crescita. Oh, non ci riesco a credere. Non ci riesco a credere, penso sia l'espressione più brutta mai utilizzata nella storia dell'umanità. Non riesco a crederci. Più bello. Vabbè. 3 su 3, 35 su 35. Oro. Discesa, sì, marmocchia, aura, concept. Che bello quando prendo tutto. In realtà finora l'ho sempre fatto in questo gioco. Vediamole dopo le info, dai, voglio cominciare subito. Raga, sto livello sarà un bel dito nel sedere. Questo è un livello davvero difficile anche per trovare tutti gli oggetti, Arrivavo alla fine che mi mancava un robot spia sempre. Una cosa impressionante. Neanche il gioco si vuole caricare. 19. Bandicoot alla riscossa. Ma quale riscossa che qui ci faranno il sedere? Tra l'altro questa parte di livello compare in un trailer. Ok, lì c'è lo sterminatore. Qui c'è un'altra discussione fra marmocchie, Avete visto il nuovo pipistrello mutante? Sì, è fighissimo. È cattivo, veloce e ha degli artigli. Lo so, ridurrà Crash a brandelli. Sono così emozionata. Sarebbe da filmare. Già, sarebbe un video da sbaglio. Potremmo metterlo su MySpace. Le altre marmocchie mi sarebbero così invidiose. Potremmo estorcere favori e regalini in cambio del piacere di vedere Crash ridotto a brandelli dal pipistrello mutante. Adoro il mio lavoro. No ragazzi, ma quanto è fuori tempo la citazione a MySpace. Che adesso, che ai tempi ci sta... No, in realtà era vecchio anche ai tempi. È del 2007, mi sa che MySpace stava già iniziando a perdere il suo smalto. Non lo so perché ancora non usavo internet a quei tempi. Ok, ragazzi, qua 80 combo bisogna fare. 80 paura più che altro. Perché sono pochi alla fine i punti in cui è possibile mettere a segno 80 combo. Qualcosa mi dice che mi andrà male, non lo so. Io voglio essere pessimista perché il pessimismo è il sale della vita. Che altro, poi se ti va bene riesci ad essere più contento. Sì, vedete, non riuscirò mai a farla sta roba. Vediamo. Oh, non so se è un problema della levetta analogica o del gioco, che è troppo poco sensibile. Ah, che brutto. Due sfide con le bombe in tre stanze dell'aura. Cioè, potevano metterci qualcos'altro.
lì c'è un altro. Oddio, giustamente qui devono fare il gran finale con tutti i tizi che sparano. Mi sembra giusto. Dai, ovviamente li crescerò tutti dopo perché mi serve l'abito di tutti e tutti e tre. Qui ce n'è un'altra. Mi sa che ci muoio, vediamo. Tie, grazie che mi avete mostrato dov'è questa bomba. Magari lui posso ucciderlo, che è quello che mi dà più fastidio. Bello notare come, nonostante ci sia il ralenti per i mutanti con i proiettili che lanci, che i mutanti con i proiettili, vabbè, i mutanti che sparano non fanno alcuna mossa quando vengono cresciati. Ok, ho detto, io li vorrei cresciare tutti quanti. Addirittura con un colpo il cecchino, dai. Cioè, sei caduto in basso. Vediamo se c'è un'altra anguilla elettrica. No, sono rimasti solo loro. Dai, due cecchini, due puzzoni, poi ce ne andiamo. Lì c'è anche la sfera sacrificale, direi di usarla, no? Comunque alla fine il puzzone è il peggiore tra questi. E di forza ovviamente è il secondo, però non mi piacciono i suoi proiettili, troppo lenti, troppo a pallonetto. Va bene, non ho sbloccato un abito manco per sbaglio, però almeno mi ci sono avvicinato, mettiamola così. Andiamocene via. A questo punto ci rimangono potenziamenti solo per la durata della giravolta e per la durata della scivolata. Stavo per ruttarvi in faccia, meno male mi sono trattenuto. Porca di quella, stavo per morire davvero male. Vabbè, sono morto lo stesso. E dai, però mi fanno sta mossa dove non posso schivarla. Guarda che mi fa stordire adesso. Ora tu, cosa ne dici di stare un attimo fermo? Perché mira... Vabbè, dai. Che sparava a caso completamente dall'altra parte. Che sì, che non serve a niente questa anguilla elettrica. Non possiamo farci nulla. Oh, dai. Dai però, troppo lenti siete. Questo livello mi ricorda un attimo la zona finale del boss di Nasty North in Spyro 1. No, in realtà è la zona con la lava di Engine che me lo ricorda, però mi sono dimenticato di dirvelo. Ragazzi, mamma mia, il melmoso, ogni volta che lo affronto in uno contro uno c'ho una paura che voi non avete idea. Stavolta mi è andata bene. Mi ricordo che riuscii a fare delle combo anche qui, però non è la zona ideale, non ho voglia di perderci troppo tempo. Vediamo se esce qualcun altro. Forse avrei potuto, non lo so. Dai però ragazzi, 80 sono esagerate. Poi queste hanno la particolarità di bloccare le nostre mosse con quel megafono del cavolo. Quindi fare 80 combo è un po' improbabile. Io qui, in queste zone, con la lava, ho paura di dimenticare qualcosa. Ragazzi, non sapete quante volte sono arrivato alla fine e mi mancava un robot spia. Davvero non vorrei che mi capitasse una situazione del tipo: faccio re delle combo, arrivo alla fine e mi manca un robot spia, mi sparo, cioè. Ci sono mezzi termini. Io qui direi di toglierci dalle balle, se possibile. Grazie Melmoso. Ovviamente il Magmadon è molto utile in queste parti con la lava. Gli altri invece fanno una brutta fine. Eh sì ragazzi, verrà un video abbastanza lungo perché sto livello è tutto tranne che corto. Vabbè, prima del livello finale ci hanno voluto mettere quello lungo, bello difficile, perché nell'ultimo alla fine c'è soltanto il boss. Ma alla fine in tutti i gruppi di livelli è così. Solo il settimo è abbastanza lungo come livello in sé. Gli altri sono quasi tutti corti. Quelli dei boss, dico. C'è quello di Engine che è proprio una presa in giro, dai. Ok, non credo di aver dimenticato nulla. Dopo ci saranno anche dei tunnel dove dovremo andare con Aku Aku. Lì c'è la concept art. Però ve l'ho detto, la mia preoccupazione adesso... Sì, vabbè, proprio senza rispetto io. Sono
i robot spia, che non mi hanno mai dato problemi, anche in questo Wolfru. Ma in questo livello mi fanno... mi danno terrore, ve lo giuro. Sangue elettrica lo so già che cadrà giù. Cioè, non ha speranze. E io dietro di lei, ancora più intelligente proprio. Wow, dopo tutte le vite che ho perso nello scorso video sono già arrivato a 42. Buona sapessi. Sarà per tutta l'aura che ho preso. Ragazzi, sta mossa dà fastidio. Non avete idea. Dopo purtroppo mi sa che la vedremo sta cosa. Non ci sono robot spia, mi pare, al centro, che sarebbe una mossa veramente infame, se volete sapere la mia opinione. Andiamo a vedere. Però questi cambi di visuale così repentini mi destabilizzano. Poi perché non posso salire? Che palle. Cioè, vi devo fare tutto il giro o non posso proprio salire? Ah, grazie. Vado a dare un'altra controllata, perché non si sa mai. Preferisco far venire un video lungo piuttosto che uno che alla fine dovrò cancellare perché non ho preso le robe. Ok, qui non c'è bisogno che li crescio tutti, per fortuna. Ecco, col senno di poi, tutto il tempo che ho perso nell'episodio 7 per crescere sti idioti era sprecato, perché tanto sarebbero comparsi un altro milione di volte. Continuano a comparire, tra parentesi. Sempre bello quando lo schermo diventa nero. Boh, non mi pare che ci siano robot spia, quindi andiamo avanti. Ok, qua distruggiamo questo. Ovviamente non mi metto a combattere contro quelli, è inutile. Dai. Non mi ricordo se ci sono cose particolari qui dentro. Ah, si rischia solo di morire un sacco, perfetto. Attenzione. Non ci sta bene la soundtrack qui. Mamma mia, mamma mia. Ho paura, ho paura. Ok. Vabbè, non si trovava qui il... la bambolina voodoo. Non ho neanche tolto la scivolata, perfetto. Cioè, sono sopravvissuto, non so neanche come. Dai. Mamma mia. Ok, qui per forza ci deve essere qualcosa, perché altrimenti non mi trovo. Oh, vabbè. Forse ho trovato un modo per bloccarlo il melmoso, senza che si metta ad appiattirsi per terra e a fare robe brutte. Ok. Io qui continuerei ad uccidere ste tizie, perché il distruttore di scagnozzo è proprio l'ultima cosa che voglio cannare in questo livello. Sentitevi, vomito in faccia, avete rotto le scatole. Ecco qua, questo vi meritate voi. Ok, basta, direi di andare qui sopra, che qui c'è un'altra zona con i nemici. Un altro melmoso, che palle. Lo sapevo. Sì, però quanta vita che toglie sto melmoso. Ok, scusatemi se non sto parlando tantissimo, però voglio vederci chiaro in questa situazione. Dove sono i robot spia? Ragazzi, ho paura. Grazie che me le hai uccise, però adesso muori, muori, per favore. Non è che posso perdere tempo. Guardatele, che fastidio, che danno ste petulanti. Vabbè, e sono morto di nuovo. Questo verrà di 40 minuti sto video. Vabbè, nel caso lo dividerò in due, posso anche fare questa roba. Non è che ogni video deve iniziare con me che dico salve a tutti i ragazzi. Le persone intelligenti dividono i video a metà. Oh, incredibile, sta mossa mi è servita a qualcosa. Non l'avrei mai detto. Adesso per favore basta. Via via, mi avete scocciato. Continueranno a comparire, almeno posso ucciderne il più possibile. Che mi serve anche l'abito come al solito. Un altro melmoso. Perché il melmoso poi in questo livello? Non ci azzecca niente. Ci stava più un... che so... un combattente? Tecnoriccio no, perché ormai tecnoricci lo prenderebbero solo in quel posto. Ok, direi di andare di qua. Dai, il robot spia ci deve essere, se no... l'ho detto, c'è qualcosa che non va. Mamma mia. Ma la lava quanta vita toglie, raga. Non è bilanciata sta cosa, secondo me. No, niente robot spia.
Boh, che vi devo dire? Mi preoccupa un sacco sta cosa. So che ce n'è uno alla fine. E l'altro più o meno dovrei sapere dov'è. Mi manca il terzo. Quello che non sono mai riuscito a prendere al primo tentativo. Dai, mettiamola così. Vabbè, proseguiamo. Vedete, è un po' noiosetto sto livello. Soprattutto l'ambientazione non è che mi piaccia più di tanto. Non ci azzecca molto con il gruppo di livelli, ecco, tutta sta lava, perché? Qui niente. Ahi, ok. Oh, lì ce n'è uno. Forse è quello che ho sempre mancato, non credo che sono così demente. Mannaggia la pupazza. Quanto dura ancora sto livello e devo fare ancora re delle combo. C'ho paura, è una paura che voi non avete idea. Dai. Ok. Non so perché sto continuando a crasharle ste idiote. Dai, muori. Vabbè raga, io sono un genio. Cioè, non c'è niente da dire. Addirittura sono stato capace di lasciare abbandonare il mutante prima che mi facesse la mossa finale. Non credo sia mai capitata sta cosa nella storia. Ma perché mi devi sempre far ripartire da qui? Dai. Devo velocizzarmi un attimo. 26? Ma che cosa mi state dicendo 26? Uffa. Sapete cosa odio? Quando Instagram vi manda le notifiche, tizio ha pubblicato dopo tanto tempo. Ma cosa me ne frega che mi è comparsa adesso sta notifica? Ma che cavolo. Ma si potrà levare poi? Vabbè. No 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 no. Dai, uno ne devo crashare. Ok. Vabbè, una spia l'ho distrutta. E le altre due mi sa che so dove sono. Quindi alla fine era questa quella che mi creava un sacco di problemi. Vabbè, ho fatto di peggio, non mi sorprende. Andiamo qui dentro. Se riesco a saltare. Ecco, adesso mi sa che morirò. Proprio senza dubbio. Andiamo di così. Ok, dov'è la bambolina della concept art? Eccola qua. Vabbè, alla fine era facile. Via, 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 via. Oddio santo. Questo è il punto in cui dovremmo fare il re delle combo. Io, ragazzi, muoio. Perché un semplice motivo. Avevo poca vita, non volevo trovarmi in una situazione in cui con un colpo mi avrebbero ucciso e dovevo cominciare. No, 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 via, via, via. No! Ragazzi, vediamo se morendo riesco a farle comparire di nuovo. Dai, almeno mi sa che questo è uno di quei punti in cui possiamo resettare il tutto morendo. Ragazzi, questi megafoni. Perché non ve li ficcate? Ok, attenzione. Dai, no! Ma no, ragazzi, no, ragazzi. Ma mi state per... Ero arrivato a 79, non sto scherzando, erano 79 precisi. Dai, raga, è fatta apposta, non ci posso credere. Mamma mia. Cioè, alla fine non è neanche tanto difficile, perché ci mettono un sacco a morire ste maledette. Uffa, no... e non volevano muoversi a comparire. Solo che ogni volta... Oh, Dio santo, Dio santo. Grazie. Uffa. Boh. Dai, ce l'ho fatta, questo è l'importante. Beh, alla fine non è così difficile come mi ricordavo. Perché in ogni caso possiamo comunque morire e ricominciare da capo. Se non sbaglio, eh. Però dai, ragazze, questi megafoni. Guardate, cioè, questi sono gli unici scagnozzi che veramente rischiano di ucciderti se non stai attento. Poi si mettono con sti megafoni, però dai, finitela. Grazie. Andiamo avanti. Il livello è quasi finito. 30 minuti sto. Che è troppo per i miei gusti, però meglio di fare un unico livello. Quante ne sono, raga? Cioè, esagerata. Stondata di nemici.
Beh, noi andiamo di triplo drago. Dovrebbero morire sempre. Ok, poi fin quando si buttano giù. Queste sono tutte marmocchie in più che ci servono per ottenere il loro abito, quindi non mi lamento. Posso andare? Per favore? Che ancora non è finito sto patibolo. Vedo già nemici che compaiono. Vabbè, qui nulla. L'ultimo robot spia, per favore, dovrebbe trovarsi all'uscita. Guarda questo. Cioè, cosa sei, un ratto ghiaccio che mi saluti con... invece dell'ascella col piede. Ok, io direi di... ucciderli in fretta. Andiamo avanti. Dai che è finito sto patibolo. Davvero, come livello non mi piace. Posso dirlo. Più che altro è uno stress continuo. Guarda qua. Diciamo che il gioco me l'ha fatta pagare alla fine per tutte le vite che non ho perso all'inizio. Però io me ne frego altamente. Vado avanti. Ciao, è stato bello. Ok, lì c'è l'ultimo robot spia. La cosa bella, mi sa che io non riuscirò a prendere tutti i potenziamenti. Ci sono andato troppo leggero con l'aura. A questo punto dovevo già essere ad 1 milione. Non mi piace. Vabbè, almeno abbiamo completato tutto. Tuo fratello è vicino, ma ormai è inutile, biondina. Lo sterminatore è finito. Cosa me lo dici a fare? L'hai fatto finire a me? Ora abbiamo da fare. Radere al suolo l'isola Vompa. L'isola Vompa, no, c'è la nostra casa, la nostra roba. E forse anche Crunch. Già, e io non vedo l'ora. Forza, tontoloni. Iniziamo a divertirci. Beh, quanto amore. No, oddio. A sto punto ve la... 32 minuti, mamma mia. Quando è stata l'ultima volta che un mio video è durato così tanto? Devo ancora farvi vedere pure le info, dai. Comunque ditemi se volete che io sblocchi prima tutte le cose, tutti gli abiti, e poi mi cimenti nell'ultimo livello. Le marmocchie. Ogni ape regina malefica ha bisogno di schiavi ai suoi servigi. E Nina si è creata le sue. Sono terribili, come il loro senso estetico è incredibilmente chiassose. Mocciusi ficcanaso. Queste sono tipo le emo degli anni 2010, dai. Spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkio98 è tutto. Ciao ciao.